yes, then you're no. You're in, then you're out. You're up, then you're down. Hey tu, ciao. Oggi ho deciso di fare qualcosa di diverso dal solito. Invece di recensire cantanti sottovalutati o di fare un vlog, ho pensato di portare un'idea di cui vi avevo già parlato un po' di tempo fa. Ovvero volevo fare la reaction alla voce dei cantanti con e senza autotune, vedere quanta differenza c'è, se sono veramente talentuosi oppure se la loro voce viene aiutata molto dall'autotune. Per quanto riguarda il vlog di questa settimana, verrà semplicemente spostato a settimana prossima. Ok, prima di iniziare ti ricordo di iscriverti e di cliccare la campanellina in modo tale da venire notificato ogni volta che esce un mio nuovo video. Keep talking way too much. Say I should give them up. Can't hear them no, 'cause I've been alone. These friends keep talking way too much. Say I should give you up. Che dire su Ariana Grande, non si può criticare molto, dire tanto, perché è una cantante completa e ha un controllo vocale veramente pazzesco, e infatti si vede sia nelle live che nei video musicali ufficiali, insomma sembra quasi la stessa cosa. I wish I could make this. Demi Lovato, beh, sempre bravissima, non so se continuerà così, spero che faranno vedere anche cantanti, diciamo, meno bravi, anche perché sennò non ci sarà molto da dire. Però, per quanto riguarda Demi, anche lei è davvero bravissima, c'è stata qualche piccola stonatura, ma veramente leggera, cioè qualche, praticamente nemmeno stonatura, qualche nota calante, ma niente di che praticamente. Quindi anche lei veramente molto brava, impeccabile praticamente. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. And although time may take us into different places, I will still be patient with you. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. And although time may take us into different places, I will still be patient with you. Allora, qui una cosa c'è da dire. Allora, io questo video, essendo comunque un suo fan, un fan di Justin, avevo visto questa live alla BBC Radio, e in pratica ci sono due versioni, una con l'autotune sopra e una senza, quindi penso che in realtà questa sia con l'autotune. Però detto questo, comunque si sa che anche lui ha un ottimo controllo vocale, e in questa live, anche se c'è l'autotune, comunque l'ha fatta veramente bene. Anche se devo dire che lui a volte è un po' pigro, quindi magari quando sta cantando live molte volte tende a evitare magari gli acuti, farli cantare al pubblico oppure non cantare proprio certe parti delle canzoni, quindi se devo fare una piccola critica è questa verso di lui. Però per il resto, insomma, in questa performance non c'è molto da dire, è stato bravo sia ovviamente nel video musicale, che è fatto in maniera perfetta, deve essere impacchettato in maniera perfetta, ma anche insomma nella versione live. Say you'll remember me.
per quanto riguarda Taylor Swift, molta gente dice che non è una brava cantante, che non ha una voce adatta per fare la cantante, o che comunque non viene molto apprezzata tante volte. Ma devo dire che per quanto riguarda questa performance a me sembra molto brava, è intonata, non ho notato particolari stonature. Magari la sua voce a volte può essere definita un po' monotona, però per quanto riguarda stonature o cose del genere, almeno in questa live non ho notato niente. Poi in generale lei mi piace, anche se non la ascolto tutti i giorni, insomma non sono un fan accanito di Taylor, ecco. Allora, qui sicuramente c'è stata qualche stonatura, ma in realtà c'è una scusa per cui ha cantato così. Allora, molta gente reputa Katy Perry come una cantante non molto brava nelle live, e molti dicono che lei sia talentuosa solo per l'autotune, per gli effetti. Ma in realtà io non penso affatto che sia così, la sua voce è questa, cioè l'autotune semplicemente sposta le note e le mette intonate, però se la tua voce è brutta e non ci puoi fare niente, invece la sua è molto bella, a me personalmente piace molto. Quello che è successo in questa performance è semplicemente che lei si stava muovendo molto, e quindi muovendoti mentre canti rischi appunto di non fare particolare attenzione alle note o a come stai cantando, e oltre al fatto che hai meno fiato in corpo e quindi diventa più difficile gestire le note. Poi altra nota che diciamo è minore, però che comunque ha un effetto sulla sua voce, è che in questa particolare performance diciamo il microfono non ha per niente effetti, cioè oltre all'autotune non ha nemmeno reverbero o cose del genere, che comunque danno un effetto più piacevole alla voce. Però sì, in generale secondo me qui se l'è cavata in realtà anche abbastanza bene, anche se secondo me doveva muoversi un po' di meno. Forse si voleva divertire un po'. But I know you're lying, 'cause your lips are moving. Baby, don't you know I'm done. Beh, su Meghan Trainor non ho molto da dire. La performance è stata buona anche senza autotune. Mi è sembrata all'altezza delle aspettative. Non c'è molto da dire, insomma, è stata intonata e è andata bene. Forse alla fine, perché gli mancava un po' di fiato, l'ultima nota l'ha fatta un po' male, ma niente di che, insomma, sempre, in realtà è stata sempre intonata. American oxygen, oh, every breath I breathe, chasing this American dream. We sweat for a nickel and a dime, turn it into an empire. Whoa, breathing this feeling, American oxygen. Allora, questa mi è piaciuta molto di live. Non so perché hanno scelto questa canzone. Avrei preferito se avessero scelto una canzone più famosa, però alla fine, insomma, l'importante è giudicare la voce. E poi penso che l'abbiano scelta perché appunto forse è una delle poche dove si sente proprio bene la sua voce da sola. E sì, sono rimasto particolarmente colpito perché appunto praticamente la musica non si sente quasi per niente e non ci sono effetti né nulla.
e si sente solamente la sua voce ed è praticamente perfetta. Sembra quasi come se non ci ha messo niente nella registrazione per il video musicale, quindi sì, veramente bravissima, ma penso che questo lo sanno un po' tutti di Rihanna. All day, all night, I'll be waiting, stand by, can't stop because I love it, hate the way I love you. All day, all night, maybe I'm addicted for life, no lie. I'm not too shy to show I love you, I got no regrets. I love you much too hide you, this love ain't finished yet. All day, all night, I'll be waiting, stand by, I can't stop because I love it, hate the way I love you. All day, all night, maybe I'm addicted for life, no lie. I'm not too shy to show I love you, I got no regrets. I love you much too hide you, this love ain't finished yet. Allora, qui c'è qualche piccola stonatura. E però c'è anche sempre da dire che si sta muovendo sul palco, quindi appunto la gestione del fiato è minore, è peggiore e quindi comunque viene impattata la voce. Per quanto riguarda la voce di Selena, insomma, è quella, non ci sono sempre, insomma, se ti piace è una bella voce, anche se a molta gente, come per Taylor Swift, non piace la voce di Selena Gomez e la reputano una cantante meno brava di tanti altri cantanti. Però, insomma, io non ci vedo niente di male, mi piace. E sì, appunto, qualche piccola stonatura, ma niente di che. Certo, una cosa però la devo dire, oltre a questa live, effettivamente Selena Gomez è stata, diciamo, beccata più volte a stonare, ma questo perché ha un controllo vocale minore di altri cantanti, ma questo non vuol dire che sia una cantante cattiva o comunque che non abbia una bella voce, ecco. I bow down to pray, I try to make the world seem better, Lord, show me the way to cut through all this worn out leather. I try to make the worst seem better, Lord, show me the way to cut through all this worn out leather. I've got 100 million reasons to walk away. Beh, anche per Lady Gaga non c'è molto da dire, è stata una buonissima performance, davvero molto brava. Anche per lei sembra molto simile alla registrazione per il video musicale, quindi davvero complimenti, perché insomma è difficile replicare quello che si fa in studio di registrazione tante volte. Anche se c'è da dire che alcuni cantanti si trovano meglio a fare performance live che poi in studio, perché magari in studio si sentono più sotto pressione perché devono registrare un album e quindi vogliono che sia perfetto, e quindi tante volte questo porta a una performance peggiore in realtà, quindi anche questo è da tenere in considerazione. Però lei mi sembra brava sia in live che in registrazione. I was too strong, you were trembling, you couldn't handle the hot heat rise. Ok, non hanno scelto la migliore performance per Adele, o Adele come preferisci chiamarla. Cioè, io avrei preferito se avessero usato magari una performance dove ci sono più acuti e cose più difficili per vedere veramente
quanto effettivamente sia brava, anche se ovviamente per Adele è risaputo che è molto brava, quindi. Per quanto riguarda questa live, è stata molto brava, non ci sono state stonature particolari, quindi sì, è stata brava, se l'è cavata bene. It's our house, we can love who we want to. It's our song, we can sing if we want to. It's my mouth, I can say what I want to. House, we can live when we want to. It's our song, we can sing if we want to. It's my mouth, I can say what I want to. Ooh, we run things, things don't run. We don't take nothing from nobody. Ok, sono colpito perché tante volte quando si tratta di Miley Cyrus tendono a dipingere un'immagine negativa di lei. Certo, ovviamente c'è stato un periodo un po' negativo per lei, però tendono sempre a buttarla giù. Invece sono contento che abbiano scelto per questo video una buona esibizione, insomma. E sì, mi ha colpito molto, ha veramente fatto un ottimo lavoro. Non so perché questo, ma pensavo che se la cavasse male nelle live, però in realtà mi ha veramente colpito, mi è piaciuta molto questa performance. E inoltre mi piace molto la sua voce, secondo me ha un timbro molto particolare che la differenzia molto dal resto delle cantanti femminili, ecco. I look like getting back to a has-been. Yeah, I said it, has-been. Hang it up, flat screen. Plasma, hey Nikki, asthma. I look like getting back to a has-been. Yeah, I said it, has-been. Hang it up, flat screen. Plasma, hey Nikki, asthma. Non so perché hanno scelto Nicki Minaj per una classifica del genere. Solitamente i rapper vengono più giudicati se vanno fuori tempo o cose del genere. Comunque, detto questo, ha fatto una buona performance, non ho molto da dire al riguardo. Please have mercy on me. Non so se quella era senza autotune, se non sbaglio l'aveva proprio pubblicata sul suo profilo YouTube, sulla sua pagina di YouTube, quindi non so quanto poco effettata possa essere, però fidandomi del fatto che non sia effettata o comunque con autotune, è stata un'ottima performance. Ma anche se lo sentite in altre live, insomma, lui è molto bravo e si vede che ci mette passione in quello che fa e che si è impegnato e ha allenato molto la sua voce. Quindi sì, è sempre molto bravo Sean. Ok, che dire, mi sono molto divertito a fare questa reaction ai cantanti con e senza autotune. Quindi se vi piace mettete like e lasciate un commento qui sotto dicendomi appunto che vi piace, che volete vedere altri video del genere, così magari ho un feedback e so se continuare a farli o meno. E sì, questo, ho visto che ci sono anche, diciamo, dei video sui cantanti che cantano su Genius, quindi a cappella, senza base sotto, che penso che sia ancora meglio per poterli giudicare. Quindi magari potrei fare quello se vi piace per il prossimo episodio, ma questo vedremo. Detto questo, anche questo video è finito e noi ci vediamo settimana prossima con il vlog. Ciao!